Ciao ragazze, allora sono tornata con un altro video. Questo video è il mio primo video review su prodotti make-up. Non avevo ancora fatto, quindi ho aspettato un pochettino a farlo perché volevo ancora testare bene questo prodotto. Siccome io questo prodotto, nel senso prima non ero molto, non mi truccavo più di tanto, mi bastava una matita ed ero a posto. Non mi mettevo né correttori, né ombrettini, né ciprie e quant'altro, altre cavolatine varie. Scusatemi anche magari solo l'abbigliamento perché comunque sono a casa e ho il pigiama. Sì, ho caldo, veramente caldo. E niente, allora, questa review è su una palettina in particolare, che è questa palettina di Sephora, che davano in omaggio ai clienti black, ai clienti con tessera black. A me devo dire che mi piace tantissimo. Io da Sephora non è che mi rifornisco più di tanto, perché io faccio Sephora o Essence o Kik, quindi alterno un po' le cose, non vado sempre in un solito punto. Da Sephora ultimamente sto andando un po' di più. Magari devo fare dei regali, trovo comunque delle promozioni abbastanza valide. Come sono andata l'altro giorno, ho trovato una palettina di Pupa che quelle costano all'incirca sulle 23-25 euro. E da Sephora l'ho trovata ad un prezzo veramente stracciato, quindi più o meno sulle 12 euro circa. E poi vi faccio vedere anche dopo se riesco, comunque magari penso che vi faccio un video a parte sugli ultimi acquisti, perché questo è dedicato solo a questa palettina. E poi ve ne parlo in un altro video di quello. Allora, questa palettina, come potete vedere, è bella piccolina, quindi ci sta più o meno nella mia mano all'incirca. Sì. È fatta a borsetta, che questa proprio è la particolarità di questa palettina che a me piace tantissimo. Ho visto tante review su internet di tante altre ragazze che parlavano in negativo di questa palettina. Io invece devo dire che questa palettina mi piace tantissimo. È fatta comunque a borsetta, come vi ho detto prima, e si apre in questa maniera, ok? Ed è composta da questo specchietto, che non è uno specchietto piccolo, ma è uno specchietto abbastanza grande, quindi è molto comoda anche per questo. Forse l'unica pecca di questa palettina è che non ha magari anche solo un mini pennellino per applicare comunque gli ombretti, non ce l'ha. Forse l'unica pecca che non mi è piaciuta di questa palettina, vabbè, che poi è il regalo, cioè quando poi le cose sono regalate. Prendi e basta, stai zitto. Però vabbè, comunque è una palettina che a me piace tantissimo. Allora, è composta, come vi ho detto, da questo specchietto che è molto utile. È composta da questo fardo, da due lip gloss, uno rosa cipria e uno un rosa un po' più scuro, e da questi quattro ombrettini, che due sono shimmer e due sono matte. Questo grigio qua e questo nero, no, nero, questo marroncino qua. Adesso vabbè, non riuscirete a capire perché sto registrando con la webcam del computer, però sono tutti brillantinati e a me piace tantissimo. Quando almeno, che ne so, vado magari a Sephora o Kiko o da altre profumerie, a me piace provarli e quando vedo che hanno tutti questi micro glitterini all'interno. Però sono delle particolarità che non tutte magari può piacere, a me invece sì. Allora, come vi potevo... Allora, sono abbastanza pigmentati ed è la cosa che a me piace tantissimo. E poi piace anche molto perché scrivono tantissimo. Non me l'aspettavo, devo dire sinceramente. A confronto di molti altri prodotti che ho, non di Sephora, ma devo dire che mi ha colpito tantissimo anche per questo motivo. Io li utilizzo prima di applicare gli ombrettini, io li utilizzo con un primer perché con un primer il prodotto dura molto di più rispetto magari solo applicarlo con normale, oppure con un primer, oppure io applico direttamente il correttore e poi applico l'ombretto e quindi durano di più. Però dipende da persona a persona, io ho un primer, un correttore, dipende, alterno un po' le cose. Devo dire che comunque sono colori, vi ripeto, che scrivono tantissimo. Sono abbastanza pigmentati e a parte un colore che dovrebbe essere questo qui, che è un color carne, che non si vede molto, ma io lo utilizzo soprattutto per opacizzare la palpebra. Quindi niente, io non so sinceramente oppure comunque il fard scrive anche tantissimo. Quindi vi ripeto, allora la palettina è molto bella.
Io penso di quando potrò di comprarmi anche l'altra. Quella mi sembra sui 15 euro o sui 7 euro, adesso non mi ricordo. Sì, costano pochissimo, però io non avendo un lavoro mi metto via i soldini e non fumando mi tolgo questi sfizi che sono del make-up. Vi ripeto, allora è una palettina che mi piace tantissimo, composta da questo specchietto, che comunque è sempre utile avere uno specchietto in una palettina. È composta da questo fard, ripeto, due lip gloss e quattro ombrettini, due shimmer e due matte. Alcuni dei due sembra che abbiano dei micro gritterini. Io adesso magari ve li provo a swatchare un pochettino. Allora, uno, e vi faccio vedere. Eccoli qua. L'unico che, come vi dicevo, è il color carne, che è questo qui, che vi faccio vedere, è questo qua. Che, come vi ho detto prima, io lo utilizzo per opacizzare la palpebra. Quindi, devo dire che sono colori che scrivono tantissimo. Anche se comunque, vedete, io li sfumo un pochettino e il colore rimane, al confronto di magari altri ombrettini di altre marche. Che poi comunque ve ne parlerò in un altro video review, magari dopo questo, penso che comunque sono da sola a casa e quindi sto cercando di registrare i più video possibili perché riesco meglio. E niente, vedete, io li ho sfumati e i colori rimangono, quindi scrivono, come vi dicevo prima, colori molto pigmentati e molto scriventi, a parte questo colore qua, che è il color carne, che non scrive tantissimo. Poi i lip gloss, io adesso li ho lasciati un attimo in disparte perché avendo l'allergia sto evitando di mettere rossetti o lip gloss, utilizzo solo il burro cacao. Però comunque sono due lip gloss che a me piacciono tantissimo. Questo rosa Barbie, possiamo dire, non all'incirca, e questo rosa un po' più sul scuro. È una palettina che io do 10 e lode perché mi piace tantissimo. Quindi niente ragazze. Io non so cos'altro dirvi, anzi, vi faccio vedere dei piccoli acquisti che ho fatto sia da Essence che da Sephora. Così per farvi comunque vedere un più o meno quello che ho acquistato. Allora, aspettate un attimo, che ho un'altra cosa che ho qui nella pochette e vi faccio vedere. Allora, aspettate, che arrivo subito. Sì, eccomi qua. No! Eccomi qua. Aiuto! Ok. Ok, mi era caduto un attimo sul letto. Allora, ho comprato questi due pennellini qua da Essence. Questo qua tagliato in questo modo è per il blush. E questo qui è apposito per la ciglia. Dalla videocamera si vede che sono due colori diversi. Infatti, questo qua è sul violetto proprio chiaro e questo sul rosa Barbie. Sono due pennellini che mi piacciono tantissimo perché io mi metto il blush, porto dietro il pennellino, è piccolino, quindi ci sta direttamente nella mia pochette. Poi ho preso questo quattro ombrettini qua da Essence ed è il numero 13, la Glow Lime. Li sto testando, quindi ve ne parlerò comunque in un prossimo video review. Ed è questo bianco qua che io lo utilizzo soprattutto come illuminante. Questo blu scuro, il verdino scuro e il verde più chiaro. Quindi vabbè, dalla videocamera non riuscirete a capire. Comunque ve ne parlerò in un altro video. Adesso ve li faccio solo così vedere alla veloce. La cipria, che io amo tantissimo la cipria della Essence, questa qui, ed è la numero 02 Soft Beige. Mi piace veramente tantissimo, quindi io continuerò a comprare la cipria della Essence. Poi, come vi ho detto prima, sono andata da Sephora per fare un regalo a una ragazza che ha fatto il compleanno e gli ho preso la palettina di Pupa. Siccome avevo lo sconto del 20%, se mi seguite comunque su Instagram, avete visto che mi erano arrivati gli sconti, tre sconti del 20%. Che avevo tempo fino al 18 maggio, però la commessa mi ha detto: guarda, hai questi sconti, se vuoi c'è questo e questo. Allora, all'inizio della ca al cioè all'inizio alla cassa c'erano questi ombrettini, questo duo di ombretti ed è il numero Intense Black numero 01, e si aprono in questa maniera qua.
Io ne ho presi due di questi, cioè vabbè me li ha regalati mia mamma, anzi l'altro me l'ha regalato mia mamma che poi vi faccio vedere. Questi ne ho presi due, li ho presi io che costavano comunque 3 euro, quindi poi con lo sconto del 20% li ho pagati all'incirca 2,80 euro, 2,60 euro. E colori molto scriventi, mi piacciono tantissimo, molto pigmentati e niente, ve ne parlerò comunque in un altro video apposito, scusate. Ne ho presi due di questi uguali, uno a mia madre e uno a me. E poi ho preso questo qua che me l'ha regalato mia mamma ed è l'ombretto in crema di Sephora, la marca è proprio Sephora. Vabbè, comunque penso che avete capito. Ed è il numero Pink Fader 04, è un waterproof 16 ore. Vi faccio vedere, è fatto in questa maniera qua. Mi piace tantissimo, anche questo è scrivente, veramente ottimo. E questo però costicchia un po' di più, questo costa sugli 11 euro circa, quindi me lo sono fatto regalare, poi avevo lo sconto al 20%, quindi l'ho utilizzato. Niente ragazze, poi comunque ve ne parlerò in un video a parte perché comunque li sto testando, come sto testando ancora la palettina di Sephora, ma fino adesso le mie opinioni, le mie cosucce ve le ho dette, ciò che penso di quella palettina. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e ci vedremo al prossimo video. Un bacione, ciao!